Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, ultimo video sulle presentazioni delle nuove moto del 2022. Parliamo praticamente della ultima moto ad essere arrivata in MotoGP e anche l'ultima moto a svelare i propri colori. Ragazzi, parliamo della Money VR46 Racing Team. Questo è il nome completo della nuova moto della Academy di Valentino Rossi. Quindi la squadra di Tavuglia è appunto pronta a mostrare i propri colori e a fare i propri risultati in MotoGP per la prima volta nella storia, e la presentazione è stata sicuramente in bellissimo stile Teatro Rossini di Pesaro, e la moto ha dei colori veramente interessantissimi. Ragazzi, per la prima volta abbiamo la VR46, l'Academy di Valentino Rossi in MotoGP. Penso che questa sarà una stagione storica da questo punto di vista, perché è andato via Valentino Rossi, ma il dottore ha lasciato un'eredità spaziale alla MotoGP. Penso che nessun pilota nella storia può mai vantare un'eredità simile. Valentino Rossi non si farà dimenticare per quello che ha fatto in pista, ma non si farà dimenticare neanche da un punto di vista imprenditoriale. La VR46 e la MotoGP, un rapporto indissolubile. È vero, l'ultima stagione di Valentino Rossi dopo 26 anni, quindi adesso per la prima volta dopo 26 anni non vedremo Valentino Rossi sulla griglia di partenza, ma il suo marchio di fabbrica, la sua eredità ci sarà. E da come vi sto per raccontare nell'analisi di questa moto, la VR46 è pronta a fare grandissime cose. Non a stagione in un mondiale per la VR46, hanno conquistato una corona a Moto2 con Pecco Bagnaia nel 2018, ma la VR46 Racing Team è pronta a fare il passo più grande in MotoGP. Ed è curioso che l'è pronta a fare con praticamente la moto più forte del mondiale, la Ducati, una partnership meravigliosa. Valentino Rossi non poteva ambire ad una moto migliore, e ragazzi, Luca Marini avrà la GP 22, quindi Luca Marini avrà praticamente la stessa moto di Pecco Bagnaia, Jack Miller e i due della Pramac. Ovviamente Gresini è un capitolo a parte, perché ovviamente la Gresini avrà la GP 21, quindi la moto di Pecco Bagnaia dello scorso anno. Luca Marini avrà la GP 22, quindi la moto più aggiornata possibile. Ducati si è praticamente fatta in quattro anche per consentire a Luca Marini la miglior moto possibile. Compagno di squadra di Luca Marini, Bezzecchi, che avrà invece la stessa moto di Bastianini e quindi del Gresini Team. Molto interessante anche questa scelta, perché dopo lo andremo a commentare nello specifico. Bezzecchi ha detto di non essere particolarmente pronto già a guidare la miglior moto possibile, quindi è normale tutto questo. Il fratello di Valentino Rossi sarà l'uomo di punta della squadra di Tavuglia. L'anno scorso ha preso tanti punti da Enea Bastianini, aveva una GP 19 come appunto Enea Bastianini, però comunque nel suo piccolo all'esordio comunque è stato capace di strappare una top 5 ed è una prima fila, e quindi molto interessanti anche i risultati che comunque è riuscito a portare questo ragazzo a casa. Sicuramente c'è stata una grande evoluzione dalla prima gara all'ultima gara. Ovviamente Enea Bastianini merita un capitolo a parte, perché chiunque probabilmente avrebbe perso il confronto lo scorso anno con Super Bestia Bastianini, però sicuramente Marini il suo l'ha fatto. Ha guidato una moto che appunto la Ducati Vinzia dello scorso anno era una moto molto complicata, ma adesso la questione sarà completamente diversa, perché lui avrà la GP 22 uguale a quella dei piloti ufficiali, invece Bastianini no. Sarà curioso vedere appunto chi riuscirà comunque ad andare più veloce. Quindi grande salto di qualità per Luca Marini, che avrà appunto una GP 22 e non più la GP 19 con la quale aveva strappato, ripeto, una top 5 e una prima fila. Quindi ottimi risultati, saremo molto interessati alle sue performance, perché adesso sì che riusciremo a capire e a valutare il reale valore di questo ragazzo. Addirittura Uccio, che fa parte del team da un punto di vista manageriale, con mansioni manageriali, ha detto: puntiamo con Luca Marini al podio. Quindi veramente grande ambizione e grande responsabilità su questo ragazzo, che non può sicuramente fallire, perché è il pilota di punta. Luca Marini non è uno sprovveduto, non è un raccomandato, per dirla ad Alex Marquez,
e comunque anche Alex Marquez è un pilota di tutto rispetto. Luca Marini non è semplicemente il fratello di Valentino Rossi, ma è comunque stato un pilota capace di giocarsi un mondiale in Moto2 e in Moto3 insieme appunto ai suoi rivali. Poi non l'ha vinto, ma questo è un altro discorso, il mondiale ad esempio di Moto2 contro Bastianini. Però Luca Marini sicuramente è un pilota che in MotoGP ci può stare. Una bella responsabilità, una grande opportunità per un pilota che magari ha avuto un po' troppo tempo a disposizione prima di un adattamento per lui. Però ragazzi, in Moto2 lui ha portato a casa 6 vittorie e ha chiuso da vice campione del mondo nel 2020. E poi ragazzi, ne parleremo dei test nel prossimo video. I test in Thailandia e in Malesia si sono conclusi comunque con tempi interessantissimi per Luca Marini. E poi dall'altro lato abbiamo Bezzecchi. Bezzecchi è un pilota interessantissimo, un esordiente, quindi è normale che Bezzecchi non voglia la responsabilità di guidare una GP22. Bezzecchi però ragazzi, anche lui ha le carte in regola per poterci stare in MotoGP. Nel 2018 si è giocato un mondiale Moto3 con Jorge Martin, che poi ovviamente ha vinto lo spagnolo, che è stato rookie dell'anno lo scorso anno. Però Bezzecchi comunque è stato capace di duellare per un mondiale in Moto3. Poi non dimentichiamo che in Moto2 ha strappato comunque 3 vittorie lo scorso anno, ha concluso terzo nel mondiale costruttori, ha provato a combattere con 2 piloti nettamente più forti da un punto di vista proprio del mezzo a disposizione come Gardner e Fernandez, e Bezzecchi ha combattuto spesso e volentieri con loro, tantissimi podi per lui al referto. E quindi il primo anno di Bezzecchi sarà sicuramente un primo anno di apprendistato, perché sicuramente oltre ad avere la GP21 come Bastianini e Di Gianantonio, si giocherà anche insieme a Di Gianantonio il titolo di rookie dell'anno. Sarà molto combattuto quest'anno la lotta per il rookie dell'anno. Passiamo poi alle dichiarazioni dei due piloti. Partiamo ovviamente dalla nuova leva, dal ragazzino Bezzecchi, che ha detto: fa strano perché arrivare in MotoGP è un grandissimo traguardo, non l'ho ancora realizzato, dovrò imparare tanto, però già mi sono divertito tantissimo nei test, non vedo l'ora di cominciare. Ambizioso Bezzecchi, che vuole sicuramente il titolo di rookie dell'anno, vuole provare a vincere questo titolo che l'anno scorso è riuscito a vincere ad esempio Jorge Martin con una moto tutt'altra, di tutt'altro livello. Luca Marini ha detto: quest'anno ci possiamo divertire tutti, è un momento storico della MotoGP, è bellissimo che la WR46 arrivi per la prima volta in classe regina, bisogna lavorare su tutti i piccoli dettagli e penso che come team possiamo fare la differenza. Quindi grande fiducia di Luca Marini nel lavoro di squadra, nel team, ed è sicuramente il team la propria uno dei punti di forza di questa scuderia. Sicuramente il gruppo ingegneri, il gruppo comunque legato al manager, quindi attenzione perché si conoscono da tanto, dal 2014 hanno appunto intrapreso questa esperienza della WR46, quindi è un gruppo veramente molto affiatato e adesso hanno tutte le carte in regola per imporsi sicuramente in MotoGP. La trattativa per la WR46 per trovare una partnership è stata molto molto complicata, lo abbiamo raccontato nel corso dei video, ma alla fine WR46 ha trovato la partnership di Money, e quindi sicuramente una partnership comunque di tutto rispetto per assistere la WR46 al primo anno di MotoGP. Nella presentazione c'era Valentino Rossi, che ovviamente era commosso, era sicuramente commosso, quasi non gli sembrava vero di essere lì in veste di manager e non in veste di pilota ufficiale, e lui ha detto: siamo molto contenti di essere arrivati a questo punto, abbiamo iniziato dalla Moto3 e il nostro obiettivo era appunto arrivare in MotoGP. È un po' come chiudere un cerchio, ma sarebbe anche bello iniziare una nuova storia in MotoGP. I nostri piloti faranno del meglio per riuscirci, vedremo cosa dirà la pista. E passiamo appunto all'argomento pista, perché i pronostici dove appunto possiamo infilare i piloti della WR46 in questa tormentata comunque questa tormentata classifica mondiale. La WR46 dove può arrivare? Io credo che almeno uno dei due piloti, e mi riferisco di più a Marini, duellerà per entrare nella top 10. Ripeto ragazzi, è un mondiale difficilissimo perché ci sono tantissime scuderie che vanno forte. La Suzuki va forte,
La Honda di Marc Marquez va forte, la Yamaha di Quartararo e anche quella di Morbidelli vanno molto forti. Tutta, e ripeto, tutta la Ducati va molto forte, a partire da quella ufficiale alla Pramac, alla Gresini, perché Bastianini è un pilota da non sottovalutare, e anche la VR46. Quindi io credo che in un'ipotetica top 10 non possiamo non tener conto della Ducati ufficiale, della Ducati Pramac, e quindi già sono quattro piloti, di Quartararo, di Marc Marquez e di due piloti Suzuki, e già siamo arrivati a 6-7 piloti. E quindi l'obiettivo della VR46 è quello di lottare con la Honda non ufficiale, con i piloti della KTM, entrambi ovviamente le scuderie della KTM. Quindi Luca Marini avrà come compito quello di insidiarsi spesso e volentieri nella top 10. Il suo obiettivo è fare più o meno quello che ha fatto Bastianini nella seconda parte di stagione, anche un pochettino meno, perché mi rendo conto che Bastianini a un certo punto lo scorso anno era scatenato e sembrava un pilota veramente fuori controllo da un punto di vista della velocità di punta. Marini però deve entrare in top 10. Cosa invece deve fare Bezzecchi? Bezzecchi deve portare a casa quanti più punti possibili. Io non penso che vincerà il titolo di rookie dell'anno. Rookie dell'anno è molto complicato dirlo adesso, appunto, chi può vincere, ma credo che di Gianantonio magari avrà una chance in più di vincere il titolo di rookie dell'anno, se appunto ci riferiamo alla Gresini. Io penso che lui e Raul Fernandez sono due piloti che avranno maggiori chance di titolo, però Bezzecchi potrà dire la sua. Il suo obiettivo è portare a casa quanti più punti possibili. Certamente Luca Marini non può partire sconfitto quest'anno. Luca Marini deve battere Bezzecchi, assolutamente, non solo perché ha la GP22, ma anche perché Bezzecchi ovviamente al primo anno ha una moto inferiore, ossia la GP21, e quindi non può assolutamente perdere. E quindi io prospetto, ripeto, una VR46 molto competitiva. Marini deve entrare e deve lottare per entrare in top 10. Poi qualche volta capiterà che non ci riuscirà, ma il suo obiettivo, il suo target deve essere la top 10. È difficile immaginare qualcosa in più. Addirittura Alessio Salucci parlava addirittura di podio per Luca Marini. Io lo vedo quasi impronosticabile un podio per Luca Marini, a meno che, ripeto, non abbiamo a che fare con delle gare particolari, ma lì poi vale per tutti il discorso del podio, perché in una gara particolare anche la KTM magari può essere capace di duellare per il podio. Per gare particolari intendo che magari 3-4 piloti di testa vanno in crisi, magari 2 piloti di testa cadono, e quindi ci possono essere chance per quelli di sotto, oppure magari una gara sotto l'acqua, pioggia, e quindi pioggia a catinelle. Può essere che in una gara del genere, magari con l'ingresso nel box, con le rain, poi di nuovo la pista che si asciuga, sapete, quelle gare particolari, allora sì che in quelle gare lì può succedere veramente di tutto. Però Marini deve entrare in top 10, Bezzecchi deve lottare per entrare in top 15, e credo che entrambi i piloti ci faranno divertire, perché ragazzi abbiamo a che fare con due piloti molto interessanti, non sottovalutateli. Ragazzi, questa era la mia analisi della Money VR46 Ducati Racing Team, la prima volta di Valentino Rossi e la sua accademia in MotoGP. Adesso ragazzi tocca a voi, dite la vostra nei commenti, e non mancate i prossimi appuntamenti, perché ragazzi ci stiamo avvicinando, siamo entrati nella settimana della prima gara in Qatar. Prossimo video ovviamente video dei pronostici, magari vedo se riesco anche a fare una line up, un video musicale con le fotografie dei piloti come presentazione per la nuova stagione. E poi ragazzi, non dimenticate che adesso arrivano le gare, arriva il bello, e quindi la consueta analisi post race delle gare. Ragazzi, mettete like se vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessun aggiornamento sui miei video futuri. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti da Domenico Versa, saluti raga.